le prime ore del mattino, a 2228 metri, a San Martino di Castrozza, il silenzio viene interrotto dal rumore meccanico della seggiovia, dal chiacchierio degli sciatori e dal suono degli sci che accarezzano per primi la neve. Questa è soltanto la prima di 5 piste che abbiamo deciso di scoprire all'interno di questa ski area. Oggi siamo in compagnia di Maurizio Bonelli, presidente dell'Associazione Maestri di Sci Italiani, che ci condurrà alla scoperta di questa pista russa, conosciuta come una delle più panoramiche e divertenti del circuito. Il maestro di sci deve avere una sensibilità, riuscire a capire chi ha di fronte, deve capire cosa vuole il suo cliente e adattarsi. Il maestro si è adattato anche a quelle che sono le nuove tecniche, ha dovuto adeguarsi ai nuovi materiali, alle molte esigenze che sono cambiate nel tempo, perché sai, con le tecnologie e con l'internet anche noi maestri abbiamo dovuto adeguarsi a quella che è una richiesta, ma soprattutto un cliente molto più preparato e quindi sempre molto più attento e curioso sull'apprendere, ma anche sui materiali che utilizza. Siamo saliti a Punta Ces, uno dei posti più belli che abbiamo nella ski area di San Martino di Castrozza. Alle mie spalle c'è la pista col bricol, la numero 16, e da 2000 metri ci porta ai 1600 di Malga. È una rossa sulla quale bisogna avere un po' di attenzione e quindi lo sciatore che vuol scendere deve essere preparato fisicamente, deve avere della buona attrezzatura. La lunghezza di circa 3000 metri, il dislivello di 600, è una pista varia, è una pista che ci permette anche di scorgere degli scenari bellissimi. Alle mie spalle c'è un piccolo attraversamento stretto, quindi dobbiamo attraversarlo con molta prudenza, curve strette o anche in derrapata controllata. Poi c'è il piccolo muretto e poi inizia un tratto, diciamo, di non grande pendenza. Abbiamo fatto la diagonale iniziale e qui inizia il primo muretto, però poi, fatto questi primi 100 metri, ecco che il pendio spiana, si allarga e diventa più dolce. Qui dobbiamo sciare controllando curve larghe, cercando di sfruttare al massimo la pista, stare avanti, mai sedersi, la regola soprattutto sul ripido, stare sempre molto avanti e controllare la velocità. Se vogliamo divertirci dobbiamo essere noi sciatori i primi che sappiamo affrontare le piste. Arriviamo all'imbocco di questo muro, non difficilissimo perché è largo e quindi con una bella sciata accompagnata bene, cercando di sfruttare la pista in tutta la sua larghezza, andiamo e arriviamo a fare il curvone che ci porta verso destra per poi prendere la picchiata e arrivare in fondo dove è l'arrivo della Col Bricol Express. Siamo arrivati ora alla fine dello Schuss della Col Bricol, la numero 16, la pista rossa, e qui ci colleghiamo con la pista della Col Bricol Express. È una pista semplice, una blu, è adatta a tutti, molto larga per principianti ma anche per coloro che vogliono, come dire, impratichirsi nello sci. Siamo arrivati in fondo alla Col Bricol e direi che dopo questa sciata e con questo panorama è stata proprio una mezz'ora fantastica. Ciao Ezio, come stai? Ciao, tutto bene? Ciao. Ciao. Ci prepari di buono perché abbiamo fatto una sciata stupenda oggi qui. Oggi abbiamo una bella costa lunga di maiale cotta nella brace naturale.
Questo è un sale rosa dell'Himalaya che noi lo serve per insaporire la carne e gli dà un leggero affumicamento alla carne. Ecco qua, la nostra costalunga è pronta. Lo accompagniamo con i nostri tre sali. Meraviglia, che meraviglia, un piatto stupendo questo, ti fai venire la colina in gola solo a vederlo. Per finire una bella giornata sugli sci è l'ideale. Per oggi è davvero tutto, torneremo a San Martino a partire dal 3 febbraio.